Hai streccato, ha rotto il vetro perché un imbecille ha rotto, ha tirato una freccia anche. Ma che fosse? Stai zitto! Stai zitto! Sborra! Ok, Anna, scusa. Ok, vuoi uscire adesso? Stai zitto, sborraceo! Ok, Anna, adesso puoi. Sì, infatti, non lo facciamo più. Vai pure. Devi anche andartene, però, Anna. È andata via? Oh, Anna, va, va. Brutto stronzo infame. Qualcuno mi ha rubato tutti gli smeraldi. Io avevo fatto un sacco di lavoro da minatore col mio piccone, perché noi, sapete, ci servono gli smeraldi per evolverci di era. Quindi noi adesso da poco ci siamo evoluti all'era dell'End. Infatti abbiamo preso giusto ieri la prima elitra. Sono un bravo scavatore, quindi mi sono messo lì giù a scavare, a scavare, a scavare. Ho fatto una chest piccola, una chest singola, piena di smeraldi. Piena, piena, piena di smeraldi. Quindi oggi, cioè stasera, vado a vedere la chest dove li ho messi, che è la mia cassa degli smeraldi nel castello, vuota. A me sono spariti degli smeraldi. Chi aveva interesse ad avere gli smeraldi oltre voi due? I nostri amichetti che non sono qui a parlare. No, no, siete me li hai rubati tu? No, a parte io non vado in banca da una vita. Non erano in banca. E che ne so? Ha depistato di brutto. Non sappiamo nulla noi. Questo è un depistaggio. Dobbiamo picchiarlo di brutto. Allora, se non avete niente da nascondere, noi stiamo organizzando un round di interrogatorio. Se non hai niente da nascondere, ti offro un armistizio. Entrambi potete venire. Basta che non chiedi informazioni di guerra. No, no, solo cose per riguardo i miei smeraldi, a cui tenevo molto, tra l'altro. Allora, d'accordo. Tu che dici, paga? Io direi di presentarci là allora. Ma paga, stai. Ma ecco perché gli piace a paga. Perché Stregli chiede l'opinione. Paga, esatto, sì. Perché gli chiede un'opinione. E però è sempre quella di Stregli. Io non la chiederei, però l'opinione non a paga. Esatto, è qui la differenza. Grazie. Ma è meglio non chiedertela, eh. Anche tu lo sai che dici cagate quando ti chiedono l'opinione. Non è vero. Sì che è vero. Paga. Così è verissimo. Allora ci vediamo lì tra 5 minuti, va bene? Va bene, arriviamo. A dopo. Raccuatevi dalle palle, grazie. Se ne sono andati? Molto triste là dopo. Sì, se ne sono andati. Allora metto una delle ender chest, la metto qua, l'altra me la porto appresso. Decidiamo poi. Una qui. Ecco qui. Aspetta, wow, ho sbagliato, questa è la scena del delitto. Sì, è proprio qua la scena del delitto. Infatti non contaminiamo, attenzione. No, no, tutti lontani. Questa chest qua degli smeraldi era il mio personale luogo. Ovviamente io li spendevo per la città, perché sono un sindaco serio. E è vuota, come vedete ci sono rimasti 3 cappellini di Natale e 3 smeraldi avanzati. Ed era piena, ragazzi, metà di questa. No, no, cioè io ci ho guardito. Io vorrei far notare già da subito il fatto che quando abbiamo parlato del dover costruire il monumento della città, sì, e si è parlato che bisognava spendere, sì, Stregato è sembrato un po' titubante, ti ricordi? Sì, e ancora era da noi, E gli abbiamo fatto notare anche, ma perché ce li avete gli smeraldi? Voi siete poveri. Lui, sì, sì, ce li abbiamo. E invece non era vero, non avevano già proprio niente. Già pianificava. Questi smeraldi servono anche per tutte le informazioni di guerra in è più vero. E non è che loro non ce l'avevano, allora l'hanno presi a te. E anche perché le mare addizionale loro, terra servivano, servono. Questo è un attacco molto vantaggio. Infame, possiamo dire. Perché però, ricordiamo, per chi non ha seguito, praticamente abbiamo messo un'architettura della guerra dove si conquistano i territori. Voi vedete che adesso siamo a Leonia Capitale e loro sono a Callipoli. Però per Callopoli, insomma, per conquistare i territori più e espandersi bisogna spendere smeraldi, come anche bisogna spenderli per poter spiare l'avversario, avere altre funzioni, e tra quindi cui servivano i smeraldi tuoi, esatto, servivano i miei. Quindi adesso io penso che siano stati loro. Nella chat dicono che i 3 cappellini di Natale erano loro. Però non è vero, perché questi cappellini in realtà io me li ero fatti ridare. Li avevo messi io qua dentro, quindi non credo. È vero, me lo ricordo. Però io fare lo stesso le interrogazioni anche a noi, secondo me. Ma soprattutto, perché io non mi fido, Io non mi fido di nessuno. Io devo esporre anche dei dubbi, devo esporre. Per forza, è privata, per forza. Teneteli a mente. Appena possibile dormite, che non voglio sorprese. Lo faccio io immediatamente. Qualcuno mi può fare qualche razzetto, Alex? Sono facili, no? E te li faccio io, ce l'ho io a casa della carta. Per favore. Intanto io vado a vedere Alex che ha costruito. Ha costruito il leone, che è il nostro monumento. Ma come ti sembra? Attenzione. È già difficile da arrivarci, guarda che è basta molto difficile, ma adesso con i miei razzetti ci arriverai. Ma tu l'hai già visto? L'ho visto. Questo portale focoso, questo cerchio di fuoco, l'ho aggiunto io dopo. Alex non lo aveva fatto, ma ha fatto solo il leone. Ma c'è questo gatto, ti prego, mi aiutava.
quello che non fa. Non ti fa niente. Ho fatto per l'interrogatorio. Esatto. Ho avuto paura, ci ho avuto i flash. Come potete vedere, c'è il cerchio di fuoco fatto da me. E da fuori esce fuori sto schifo. Ma okay, posso dire una cosa? Senza il cerchio di fuoco sarebbe veramente inutile. Invece voi neanche lo vedete bene. Perché se io ma io più che altro qua, non è che dico che è brutto. Guarda che faccia ha. Cioè, Alex, ma tu ti rendi quello il problema, è che non si vede. No, si vede pure, ma cioè ha una faccia veramente è agghiacciante. Cioè, è proprio brutto. È proprio la ionica quella faccia. Anna, tu ti rendi dire conto che mi stai per ammazzare di brutto? Scusami. Vacca la miseria, eh? No! Scusami, dispiace. Vabbè, insomma, è abbastanza terribile, eh? È abbastanza. Però lo spazio era quello che c'era. Quindi se poi si può migliorare, penso. Ma guarda, sinceramente non credo, però vabbè, dai, è stato migliorato col cerchio. Cosa, ma che fine però ha fatto la testa di leone, bla bla bla. È venuto questo. Vabbè, tieni. Grazie. Oh, la testa di leone non ce n'erano, ragazzi. Qualcosa è uscito però, grazie, dai. Neanche pochi, grazie mille. Che bello. Adesso però dobbiamo sicuramente subito recuperare le litre anche per voi, perché va bene, io vado veloce come il vento, ma voi no. Spedisci Alex di spedizione. Oh, il primo volo della vanilla, che bellezza, anche noi vogliamo volare. È un'avventura unica, quando si inizia a volare il mondo ti cambia sotto non i piedi. Non smetti mai poi, Vedi, dall'alto è proprio schifo Alex, mamma mia quanto è brutto. No, è bellino. Cioè, c'hai i denti che, sembra tua nonna, ma guarda, no, io dobbiamo non so. Alla dentiera leone. Dobbiamo proteggerlo. Pensa che voglia mi viene di proteggerlo, così brutto com'è, mi voglia di distruggerlo. Allora fatti incentivare dal fatto che è proprio strapiombo sul tuo castello. Sì, quello mi incentiva. Ricordiamoci, tra l'altro, a parte che devo alzare le nuvole perché mi danno fastidio. Aspettate, Allora, com'è perché che si possono alzare? Se mai si tolgono. Brutte le nuvole, brutte, brutte, togliamo. No, si possono proprio alzare, guarda qua. Vabbè, sei un esperto di nuvole. Ta-da! Da quando? Da sempre, bellissimo. Da sempre. Ma si possono alzare. Ma è possibile? Lo sapevo. Adesso sono fuori dalle balle, io posso vedere bene il coso. Allora, volevo dire, Stregato ha scritto una cosa stupida. E contro di te l'ha scritta. Ha scritto: previsione dell'ultimo minuto. Sono stati avvistati strani uccelli in cielo. Attenti, mica che vi fanno la popò in testa. Vabbè, io a lui gliela faccio la popò in testa. Ma fai di brutto in testa, in faccia, cioè, brutto, sì. Gli cavo un po' in testa. Facciamo invece un pronome. Invece è bello, vorrei vedere voi altri a costruirlo. Alex è bravissimo nelle costruzioni. Allora, questo commento è molto di parte, secondo me. Però lo accetto. Grande, perché grande. È giusto che ognuno abbia la sua opinione e la possa esprimere. Tuttavia, mi permetto di dissentire, dicendo che quel leone è un orrore. Dai, allora posso fornirti due cose. Innanzitutto il perché non posso essere stato io, e poi una prova pratica nello sperimentare il perché non ho attualmente i tuoi smeraldi. Non li possiedo. Allora, questa è la prova. Puoi distruggermi casa, te lo concedo, ma non potrò ripagarla e dovrò rifarla a mano per forza, perché non possiedo smeraldi. Se tu mi distruggessi casa, userei gli smeraldi rubati da te in caso per ripararla. Ma finché visto che non c'è io, quindi cosa non dovrei distruggerti farlo casa per provare a vedere se te la ricostruisci da solo? È l'ultima spiaggia, però posso assicurarti che succederà. Allora, questo, magari evitiamo di arrivare a lì. Ecco, e cerca di convincermi prima. E no? Poi tu, ok, sì, io sono sempre sul filo del rasoio, sono uno sgravone. Con se quelle io corna non potevo sgravare anche questa volta. Ma veramente mi bannavo. Sarei stato bannato tu, per sempre. Sì, sì. Concordi con me che io sono anche uno di cuore. Ho i miei valori che sono fondamentali. Dai, no? Cioè, valori basati su che? Valori sull'amicizia, sul fare schifo, sul non tradire gli amici. Non sono stato io, nel senso che non ho preso i tuoi smeraldi, Lion, perché io sono un uomo credo di valore. Credo che tu debba fare un pochino più di così se vuoi convincermi, non credi? Cosa vuoi sentire? Sto andando a distruggerti casa. No, basta, rompi il vetro, no, dai. No, c'ho cose da dire, Allora, io non avrei mai preso i tuoi smeraldi perché ho fatto il leone, quindi ciò comporta nelle mie casette, nelle mie cassette, nei miei... come si chiama? La taschetta, ecco, la mia tasca è piena di smeraldi ora. E quindi non avrei bisogno di ti smeraldi. Lion, un pochino teso. Sono teso perché mi stai minacciando di rompermi casa. Io, se tu non hai niente da nascondere, non dovresti appunto aver paura. Io non ho niente da nascondere. Ma mi sembra che tu abbia paura, tuttavia. No. Ma su che tu pensi che io non abbia preso i tuoi smeraldi? Un pochino lo penso, perché no, vedi. No, Lion, te lo giuro. Tu eri arrabbiatuccio perché io... no, in realtà non ero arrabbiato per niente. Vedi che non ero arrabbiato. Allora, sì. Alex, poi in chat dicono anche che tu hai degli smeraldi nell'inventario. Mi puoi dire quanti ne hai? È vero, ho 56 blocchetti. E da dove provengono? Dagli ultimi ritocchi del quella là. E poi ne vanno sempre quella in giro là con un po' cosa? Di soldi. Dello schifoso leone. Ah, okay? Perché l'hai pure ritoccato?
per farlo un pochino meglio, ma poi facevo schifo comunque. Io ho fatto gli artigli. Fa schifo davvero. Guarda, Alex, stai attento. Gira di qua. Guarda che ci ho portato. No, quello rinforzato. Come mai? No. E lui, stai attento. Ti apro un attimo il percorso. No, vabbè. Sì, sì, bisogna che lo vede proprio dritto negli occhi. Prego. Devi, ok, ecco qua. Ecco qua, poverino. Cavallo rinforzato. Allora, lasciatelo. Questo lì, te lo ammazzo. Allora, no, te lo prendo a picconate. No, già, iniziamo. No. Sì, dai, fallo di nuovo. Allora, vogliamo far venire fuori un po' di verità da queste fauci orribili? No, dai, te lo giuro, non ho fatto niente. E allora, perché hai cercato di dire che qualcuno era entrato nel castello quando ancora perché io non avevo preso il generale? Qualcuno è entrato. Cioè, se no, scusa, chi è stata ad aprire la porta? Tua madre? Non lo so. No, non è, o è l'aria. Non può essere stata né l'aria né mia madre. Ho una domanda da porre. Sì. Allora, visto che ha mentito, secondo me ha infranto qualche regola. Non è detto che abbia mentito, un... però, eh. Allora, un po' e si è mischiato. Secondo me ha infranto qualche regola, però... Oh! Figlio di... Oh. Ma scusa, dai, cosa vuol dire questo? La campanella devi stare in silenzio, devi allora... stare. Cosa vuol dire? Che devo stare zitto. Mi pareva chiaro, eh. Te la devo entrare... No! Capisci, meno, eh? Però. Allora. In teoria è possibile che l'imputato non menta, perché... spesso e volentieri c'è gente che entra e esce dal mio castello. Questo è successo sempre anche con la ziggurat della vecchia Vanilla. Quindi effettivamente può essere che qualcuno per qualsiasi motivo fosse entrato nel castello. E magari Dio, però perché quello. Entrare invisibili, scusa, eh. Senti, stai zitto. Ok. Bentornati. Sì, sì, mo te torno io, ti torno. Allora, adesso la paghi per tutte quelle che hai fatto, eh. Io ho solo scritto sposa me. Basta. Guarda, cioè, fecialo. Beh, allora, prima di tutto sei in territorio di Leonia e ubbidisci agli ordini. Mettiti nel posto tuo. Oh, ma come? Non è... Sì. Allora, ricordati bene. Ricordati bene che io qua ho la leva anche per la tua casaccia schifosa e sgabirrata, ok? No, no, già mi ha fatto tipo 8 qua la leva di sto gatto. Eccola qui la leva. Rompo il vetro e te la faccio esplodere quella capanna. Ci ha arrabbiata, no? Ma cosa vuole? Non può, non può. Non può, guarda, non può venire a sapere. Non può sapere, non può farlo. Non può venire a sapere, eh? Oh, è legalissimo. Anna, allora, tu non puoi guardare la live. Non sto guardando niente, ho sentito rumore di vetro spaccato e di frecce. Che sta succedendo? È streccato, ha rotto il vetro perché un imbecille ha rotto... Ha tirato una freccia anche. Ma che fossi? Stai zitto! Stai zitto! Ok, Anna, scusa. Ok, puoi uscire adesso. Stai zitto, sborraceo. Ok, Anna, adesso puoi. Sì, infatti, non lo facciamo più. Vai pure. Devi anche andartene, però, Anna. È andata via? Cicco! No, no, dietro. Anna, va, va. Brutto stronzo infame. Adesso ti rompiamo il sedere. Ok? Affrecciatelo. Prendiamo il tuo sedere, lo appendiamo al muro e ci tiriamo le accette sopra. Silenzio, miei commilitoni. Schifoso, vai a fare la spia alla maestra pure. Basta. Infame. Don Rodrigo è malvagio. Ora parliamo di cose serie. Non lo so, l'hanno scritto in chat. Ha dei promessi sposi, mi sì, sa. Sì, sì, ok. Allora, schifoso. Tu avevi bisogno di smeraldi più di chiunque altro qua dentro. Hai rubato i miei? No, no, ho rubato i tuoi. Allora. Ma è credibile so come guarda. Come un venditore di casse no, da morto. No, lo sa, è quello invisibile che è entrato ieri. Ma cosa vuol? Sei entrato nel mio castello di recente? No, assolutamente no. Questa è una cazzata totale. Stai mentendo. Questa è una bugia assurda. Lo sai pure tu che stai mentendo, di la verità. Pure ieri, prima della live, io e Pag eravamo fuori. Invisibili, ma fuori. No, no, ieri è entrato, lo so io. Guarda, è poco credibile che tu non sia mai entrato nel mio castello negli ultimi tempi. Visto che, insomma, cioè, sappiamo che sei nemico. Ma quando siamo nemici, no, non penso. Cazzata. Ma voi vedete il naso che cresce? Sta entrando nel vetro. Sta sfondando il muro. Oh, togli il coso del metto, se no lo buchi. Oh, che male. No, la parte del metto sul naso va in così. Si apre. Mi stai facendo i capogiri da quando stai mentendo. Ti dico solo questo. Sto per vomitare. Fai veramente vomitare da quanto menti. Ma non fai schifo. Per le tue menzogne. Cioè, ma togliti l'armatura almeno. Togliti l'armatura. Ma un po' di togliti l'armadio. Ma poi non hai l'elmetto, quello delle cuffie, tu? Cos'è? Hai buttato via anche quello? In casa. Infame. Non mi fidavo di voi. No, è di te che noi non ci fidiamo. Che hai rubato i miei smeraldi perché tu un ladro sconsiderato. Volevi l'elitra che noi abbiamo e sapevi che per averla dovevi avere gli smeraldi per pagarti l'era e non no, ce li hai. Anzi, riguardo a questo, io, l'unico momento in cui sono entrato, cioè tra la live di ieri. Ascolta, e vuoi oggi... dire la cosa o vuoi continuare a dissuaderci con cagate? Stavo facendo il percorso nostro, mio, ma... per andare nell'end. Scusate, ma voi avete capito che cosa ha detto? No, è una cosa difficile. Riesco a pensare solo che ha rubato tutto. Quindi cosa tu mi stai dicendo che hai pagato i 1000 smeraldi per entrare nell'end? No,
non li ho pagati. Allora, sei un infame. E allora fai schifo. No, hai pagato con i miei smeraldi. No, dove sono i smeraldi? Sborra, non paghiamo. Ah. E cosa non fate, pagano, dire, non pagano. Ah, evadete le cose. L'ordine. Bravo, che schifo che fai, eh. Se qualcuno avesse voluto prendere gli smeraldi, per tutto l'avrei saputo. Secondo, avremmo fatto una spedizione. Sì, infatti magari ma si hanno tutte. Ma io non so nulla. E sono tipo, diciamo, il secondo, se non il terzo in comando. Però secondo me sono stati loro. O se non sono stati loro, cioè allora loro sono stati sicuro, o lo sanno. Però comunque è stato la rapitrice l'ignoto. Ma secondo me è sono stati loro. È stata parte dei Callopoli sicuramente. Sicuramente, perché voi non siete abbastanza infami se da fare lo stesso cose. Regno poi, perché dovremmo farlo, cioè. Comunque quel leone fa proprio schifo. Ha scritto, attenzione, qualcuno ha pisciato davanti al castello e non siamo stati noi. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre alla stessa ora. Mi raccomando, non mancate. Lion out.